Ringraziamo gli studenti che hanno assistito allo smantellamento dei diritti e dei servizi legati all'istruzione, portati avanti dai governi sia di centrodestra sia di centrosinistra. Siamo coloro che hanno subito la dequalificazione della scuola, dell'università e della ricerca in nome di quelle riforme neoliberiste e antidemocratiche imposte dall'Unione Europea. Siamo i giovani che non credono alle false promesse di coloro che dicono di abolire per intero le tasse universitarie, avanzata solamente secondo una logica puramente elettoralistica. Siamo i ricercatori che subiscono la precarizzazione del lavoro e il taglio dei fondi alla ricerca, vere minacce alla formazione che noi crediamo essere il pilastro di ogni democrazia. Contro tutto questo, noi vogliamo un'istruzione che sia pubblica, gratuita, laica e di qualità, a tutti i suoi livelli. Che sia finalizzata all'acquisizione di un sapere critico e non di semplici competenze funzionali alle logiche di mercato. Gli studenti non sono minerali grezzi e i laureati non sono prodotti finiti sul mercato del lavoro, ma le risorse umane e di pensiero su cui costruire una società migliore. Ed essere ciò non deve voler dire essere un'elite. Perciò vogliamo la completa gratuità e pubblicità degli studi universitari e post-universitari. Un aumento consistente della quota del PIL destinata all'istruzione, ad oggi inferiore anche alla media dei paesi dell'Unione Europea. Un aumento del fondo di finanziamento ordinario per gli Atenei sulla base del numero degli iscritti e non di criteri premiali. L'abolizione dell'AMU, la reinternalizzazione dei servizi che operano dentro l'università. In definitiva, noi vogliamo un'università che sia davvero aperta a tutte e a tutti e che garantisca la possibilità di crescita e di sviluppo personale a ciascuno secondo le proprie capacità e secondo i propri bisogni.